Allora, c'è bisogno che la gente sappia, c'è bisogno che le persone capiscano quanto, che tipo di prodotti hanno. Voi dovete fare come i NASF. Mi è piaciuto molto questo concetto. L'altro giorno ne parlavo proprio qualche giorno fa con un promotore che fa il personal coaching con me e mi diceva: ma come faccio a spiegargli questa cosa? Io gli ho detto: digli che sei un nastro, fai parte del nucleo antisofisticazione finanziaria, questo è il tuo compito. Il compito che voi avete è veramente quello di prendere, aprire il frigorifero della gente, come fanno i NASA, aprire il frigorifero, guardare e dire: questo ti fa male, questo è scaduto, questo è avariato. Questo è il compito di un NASA. Allora, nel momento in cui io mi presento e gli dico: ho deciso di creare un nuovo partito, ho deciso di creare un nuovo progetto, il NAS, Nucleo Antisofisticazione Finanziaria. Perché? Perché nessuno lo fa, perché c'è bisogno di farlo. Se non lo fate voi, ditemi chi può fare una cosa del genere. Con l'ignoranza che c'è. Perché molte volte anche vengono piazzati determinati prodotti dai vostri concorrenti, di cui abbiamo parlato prima, per ignoranza. Molti addetti allo sportello che sanno che cosa stanno piazzando, quindi quando arriva la telefonata della serie devi piazzare le banane, io mica mi domando se le banane fanno bene o fanno male, perché quando questi si accorgono che le banane fanno male è difficile rimanere lì a farlo poi, perché ce la fai per un po', ma poi se non c'hai grande pelo sullo stomaco, appunto. Cioè, capite quanto è importante che qualcuno di voi si alzi e dica: il mio compito è questo, il NASF, aprire il portafoglio di questi signori, guardare che tipo di merce c'è dentro, se c'è roba avariata va segnalato, perché questo compromette il futuro di quella persona, perché il vostro compito è occuparvi del futuro delle persone, invece state cadendo nella trappola di occuparvi del loro presente, perché questi qua continuano a chiamarvi per dire: occupati del mio presente, vendi, compra, ho paura, presente, siamo scesi, presente, ma quando l'arco temporale è, abbiamo deciso 10 anni, cosa facciamo? Presente cosa c'entra? Tu occupati del tuo presente, tu cliente ti devi occupare del tuo presente, tu devi andare a lavorare, tu devi portare a casa i soldi. Quanti siamo a occuparci del tuo presente qua? Il tuo presente è un problema tuo. Mi hai chiamato, io sono un professionista, giusto? Mi paghi per fare questo, giusto? Allora io mi devo occupare del tuo futuro, non del tuo presente. Se no, ognuno di noi sta facendo il lavoro sbagliato. Perché la maggior parte dei clienti, soprattutto quelli grandi, i grandi portafoglisti, sono molto bravi a fare denaro, ma non sono quasi mai altrettanto bravi a gestirlo. Questo perché spesso succede? Perché chi sa fare, fa, e non si preoccupa tanto di quanto ha perso, di quanto ha speso, ma di quanto sarà capace di produrre ancora. Allora loro hanno ancora più bisogno di voi. Cioè, tu fai l'imprenditore, fai quel che devi fare, fai le scarpe, fai le biciclette. Ma io sono stato chiamato da te per occuparmi di cose, del tuo futuro. Quindi lasciamelo fare. Questo è il compito che dovete avere, questo è il compito di un NASF. È quello di dire: cosa vuol dire che non mi dici tutta la tua situazione? Ma come faccio io a dirti se c'hai roba variata o se il tuo profilo di rischio in questo momento è
totalmente sballato rispetto a quello che abbiamo qui quando tu hai comprato le stesse cose con 5 persone diverse. Se avevi profilo di rischio 3 con 1, 3 più 3 più 3 più 3 più 3, a quanto siamo arrivati? Questo è il mio compito. Questo è il compito di un NASPO. È questo che gli va trasmesso. Ma con la passione, col cuore che c'è dentro, col guardare in faccia e dire, oh, guardiamoci nelle palle degli occhi, da imprenditore a imprenditore. Cosa vogliamo fare? Tu, cioè facciamo tutti la stessa cosa qui in questa società? Perché voi avete una società col cliente. Ci occupiamo tutti della stessa cosa? Perché non ha senso, che soci siamo. Tu ti occupi del presente, io mi occupo del futuro. Io sono il tecnico, sono l'esperto, siamo d'accordo? Sì, boh, allora mi devi far vedere. Perché io non posso costruire un palazzo su un cratere. Devo sapere su quali fondamenta ci stiamo basando. Devo capire che cos'hai. Poi lo vuoi tenere, tienilo, per carità, fai come ti pare, tienilo dove vuoi. Ma io ho come compito il nastro. Questo è il concetto. Provate a raccontare alla gente queste cose. Vedete se vi guardano e vi dicono no, non conosco nessuno. Sarà dura, che vi arrivino dei non conosco nessuno. Sarà molto dura. Il passaggio più grosso, ve l'avevo detto, è vostro. Se voi non fate questo shift e continuate a muovervi come se foste dei dipendenti della banca, voi, i referral, a mio parere, se mi permettete, sono l'ultimo dei vostri problemi. Il passaggio è proprio lì. Potrete avere tanti referral quanti deciderete di farne stare nel vostro paniere. Però c'è da fare questo passaggio. Aspetta.